La Castellanouras torna al successo nella settima di ritorno del campionato di Serie C nazionale. I biancazzurri di Matteo Totaro hanno vinto con il punteggio di 83 a 70 nei confronti della Megarid Basket Napoli, una gara in cui si sono registrate diverse situazioni da approfondire e di certo nel corso della settimana se ne parlerà a lungo. Innanzitutto l'aspetto tecnico. I ragazzi, rispetto alle gare precedenti e pur con una formazione di modesta levatura, ci hanno messo la grinta e la determinazione giusta. Da Maggi a Falcone, a Svoboda, passando per un Martone dalla rocciosa forzatura, hanno dato più aggressività al gioco. Ma la tegola deve riacutizzarsi dell'infortunio al capitano Serazzi ha costretto Matteo Totaro a dover fare a rotazione con i panchinari per gestire un risultato mantenuto sino alla fine. I campani dal canto loro non hanno demeritato facendo delle buone giocate e soprattutto da rimarcare la prestazione del giovane Marra che mette a segno un paio di triple meritevoli di attenzione. Dall'altra la contestazione a sorpresa della tifoseria udassina, rimasta in silenzio per tutta la gara, che non ha perdonato ad alcuni giocatori il comportamento tenuto nelle precedenti 3 gare. Un silenzio assordante che per la prima volta è stato percepito dai protagonisti in campo. Nonostante la società abbia cercato di minimizzare l'impatto, è stato imbarazzante. Ed ora, a meno di variazioni, la protesta ci sarà anche nella delicata trasferta di Benevento contro la Magic Team 92, sconfitta a Nardò per 88 a 75.